Buongiorno a tutti, bentornati nel mio canale. Oggi ho pensato di fare un video dedicato a tutti i prodotti che io ho provato, che ho scoperto, che ho utilizzato nel 2017 e che ho bocciato. Quindi, dopo il video sui promossi del 2017, che vi invito ad andare a vedere, ve lo lascio nelle schede, ho pensato di fare anche un video sui bocciati, quindi tutti i prodotti che io ho utilizzato ma che non mi sono piaciuti. Ovviamente io parlo di prodotti con i quali io personalmente non mi sono trovata, quindi è semplicemente una mia esperienza personale e questo non significa che il prodotto non sia di buona qualità o che non sia una buona marca, è semplicemente, sono semplicemente dei prodotti con i quali io non mi sono trovata. Ovviamente vi spiegherò tutti i motivi, ma ripeto, rimane solo ed esclusivamente una mia esperienza, perché magari invece ci sono altre persone che con questi stessi prodotti si sono trovate benissimo. Quindi ovviamente, prendetela solo come una mia opinione personale. Partiamo subito perché i prodotti comunque non sono tantissimi, ma non sono neanche pochi, quindi non mi perdo in chiacchiere. Vi faccio vedere subito un prodotto che io ho utilizzato per profumare gli indumenti dentro l'armadio. È Airflor come marca ed è un deodorante per tessuti. Io l'avevo comprato in un supermercato perché questo prodotto prometteva comunque di mantenere i capi profumati all'interno dell'armadio per lungo tempo. Invece, ahimè, io l'ho provato per tutto l'anno, ma non è stato così, nel senso che intanto la profumazione di questo prodotto a me personalmente non piace, quindi già questo comunque non mi è piaciuto. E poi comunque anche quando lo utilizzavo e diciamo spruzzavo il prodotto sugli abiti all'interno dell'armadio, questi comunque non rimanevano profumati più a lungo del solito, quindi comunque non ha avuto questo effetto che prometteva. Almeno questo non sui miei indumenti, magari l'ho utilizzato io in un modo non troppo corretto, non lo so. Però comunque è un prodotto che non mi è piaciuto e io personalmente non consiglierei. Poi un altro prodotto che non mi è piaciuto assolutamente è stata la crema viso Neutrogena. Questa. Io mi ero trovata benissimo con la crema mani Neutrogena, aveva avuto veramente un effetto riparatore, idratante, vellutante, quindi mi ero trovata proprio benissimo, in particolare con la Neutrogena mani e unghie. Quando avevo visto questa crema viso Neutrogena, ho pensato di comprarla perché pensavo che, essendomi trovata bene con la crema mani della stessa marca, magari mi sarei trovata bene anche con la crema viso. Invece, in realtà, non mi sono trovata bene. Come vedete, ne manca metà e l'altra metà è ancora all'interno del contenitore. Perché in realtà sulla mia pelle, sul mio tipo di pelle, che comunque è una pelle estremamente secca, non ha avuto l'effetto sperato. Io mi aspettavo che idratasse tantissimo, che idratasse molto di più, invece io mettevo questa crema e dopo mezz'ora la mia pelle tornava esattamente secca come prima di mettere la crema. Invece ci sono state altre creme viso che comunque hanno avuto un effetto molto più idratante. Quindi sul mio tipo di pelle in particolare questa crema non ha avuto l'effetto sperato. Però Neutrogena credo che sia un'ottima marca, quindi magari non va bene per il mio tipo di pelle, ma va bene per altri tipi di pelle. Quindi assolutamente io non mi sono trovata, non la ricomprerò, però questo non significa che su altre persone magari non possa invece avere un buon effetto. Io questa, come vi dicevo, ne ho ancora metà, quindi comunque questa poi la utilizzerò e cercherò di finirla, magari in estate, quando la mia pelle è un po' meno secca. Però comunque è un prodotto che non andrò sicuramente a riacquistare. Un altro prodotto con il quale io non mi sono trovata assolutamente bene è uno shampoo della Physiogel. Io questo shampoo l'ho comprato in farmacia, era una giornata in cui facevano delle offerte particolari su questa marca e avevo preso una crema viso, una crema mani e lo shampoo. Come crema viso e mani mi sono trovata bene, lo shampoo ahimè non ha avuto lo stesso effetto. Questo dovrebbe essere uno shampoo delicato per cuoio capelluto e capelli comunque delicati, quindi dovrebbe andare a donare una morbidezza maggiore, un'idratazione maggiore del cuoio capelluto.
insomma, una serie di cose di questo genere. Dietro c'è scritto che deterge i capelli secchi e agisce sul cuoio capelluto sensibile, però in realtà su di me non ha avuto questo effetto. Io ho utilizzato questo shampoo praticamente per più lavaggi, quindi praticamente l'ho utilizzato in tutta la sua confezione, poi ho tenuto la confezione vuota perché comunque ve ne volevo parlare, quindi l'ho tenuta e pur avendolo utilizzato più volte, comunque questo effetto non l'ha avuto. Il mio cuoio capelluto non solo non era idratato, ma era ancora più secco quando utilizzavo questo shampoo, quindi ha avuto addirittura l'effetto opposto. Quindi questo assolutamente io non lo ricomprerò mai più e adesso che ho fatto il video posso anche buttare via la confezione. Quindi assolutamente un prodotto che non mi è piaciuto assolutamente. Ripeto, questo sul mio capello e sul mio cuoio capelluto, perché magari poi invece ci sono persone che si trovano bene, si sono trovate bene, però su di me assolutamente non andava bene. Un altro prodotto che ho provato nel 2017 e che ahimè devo bocciare, anche se mi dispiace veramente tantissimo perché l'avevo comprato con milioni di aspettative, sono gli smalti Mavala. Io ho preso questi piccolini da 5 ml, ho preso un rosso scuro e un grigio luna, ma ahimè devo bocciarli. Il colore è bellissimo, quindi assolutamente non è il colore che io vado a bocciare. Questi sono i colori, questo è quello rosso scuro, questo è quello grigio luna. Spero che riusciate a vederlo abbastanza bene. Io so di non avere una luce adatta per queste cose, quindi insomma spero che riusciate a vederlo almeno in modo accettabile. Però il problema, come vi dicevo, non è il colore, perché il colore comunque mi è piaciuto, sono due colori molto belli, molto intensi. Quello che assolutamente di questi smalti non mi è piaciuto è la consistenza che hanno. Sono, secondo me, secondo la mia opinione, troppo densi, quindi io quando li stendevo comunque mi trovavo abbastanza male. Sul mio tipo di unghie, che comunque in questo momento sono abbastanza rovinate, questo effetto eccessivamente denso non andava bene. Inoltre hanno un'asciugatura estremamente lenta rispetto ad altri smalti, perché davvero io sono rimasta 20 minuti con le mani ferme così, rispetto ad altri smalti che invece asciugano molto più velocemente. E inoltre hanno avuto una durata veramente brevissima. Io ho applicato questo smalto al mattino verso le 9 e a mezzogiorno era già sbeccato, pur non avendo assolutamente fatto nessun tipo di lavoro particolarmente stressante per le mani, perché quella mattina avevo lavorato al computer, quindi non avevo utilizzato le mani in un modo, diciamo, stressante per lo smalto, quindi non mi ero messa a fare le pulizie o qualcosa del genere. Nonostante questo, lo smalto comunque è durato veramente pochissimo, però siccome io sono consapevole di avere le unghie rovinate in questo momento, perché è un bruttissimo momento per le mie unghie questo, io penso anche che magari possa dipendere da quello. Però vi dico anche che altri smalti sullo stesso tipo di unghie, perché sono sempre le mie unghie, non hanno avuto questo effetto. Quindi, insomma, io questi smalti Mavala purtroppo devo bocciarli. Mi dispiace perché comunque mi dispiace molto. So che ci sono delle recensioni positive su questi smalti. Ho anche visto proprio qui su YouTube delle recensioni, positive appunto sullo smalto Mavala e quindi lo avevo acquistato. Però poi in realtà io non mi ci sono trovata assolutamente bene, quindi per me è un pollice in giù. Passiamo adesso a due prodotti per le labbra che non mi sono assolutamente piaciuti. Sono due pennarelli Kiko per le labbra. Praticamente dovrebbe essere una specie di matita, ma a pennarello, quindi dovrebbe avere una scrivenza più simile a quella di un pennarello. Io vi ho fatto già uno swatch sulla mano, sono questi, spero che riusciate a vederli abbastanza bene perché so di non avere una luce granché positiva per questo genere di cose. Comunque ve li faccio vedere anche così, uno è più sul viola e l'altro è più sul marrone. Quello sul viola è il numero 107, quello marrone è il numero 101. E con questi pennarelli io in realtà non mi sono trovata granché bene perché
Intanto sulle labbra hanno una scrivenza un po' difficoltosa, nel senso che per riuscire a scrivere sulle labbra bisogna comunque calcare parecchio, almeno questo sul mio tipo di labbra, e poi seccano eccessivamente le labbra, quindi non le lasciano assolutamente idratate. Io ho trovato il modo di utilizzarli lo stesso mettendoli come base, quindi mettendo una base leggera di questo pennarello e poi mettendo sopra un rossetto che invece sia più morbido e riesca a idratare un po' di più le labbra, e devo dire che in questo modo riesco ad allungarne anche un po' la durata. Però come pennarelli utilizzati da soli, assolutamente io non mi sono trovata bene. Gli ultimi due prodotti per le labbra, dei quali vi volevo parlare e con cui purtroppo non mi sono trovata bene, sono i nuovi rossetti Essence, Share and Shine Prisma Glow. Io, con questi non mi sono trovata assolutamente bene perché hanno deluso le mie aspettative. Io mi aspettavo che fossero molto molto scriventi, perché quando li ho visti, vedete, ve ne faccio vedere uno che è il numero 17, ad esempio, che è quello più viola, questo rossetto. Io mi aspettavo, vedendolo così scuro, che fosse molto molto scrivente. Invece, in realtà, vi faccio uno swatch sulla mano, non è affatto scrivente, perché come voi potete vedere, guardate qua, quasi non si vede. Cioè, dovrebbe essere qui, ma quasi non si vede. Quindi, per renderlo scrivente, bisogna fare un bel po' di passate, e comunque sulle labbra, che non sono bianche come la pelle, ma sono già rosate, vi assicuro che non si vede assolutamente niente. E la stessa cosa per quello marrone. Anche questo, quando l'ho visto così scuro, io mi aspettavo che comunque fosse molto molto scrivente. Invece, in realtà, ve lo faccio vedere sulla mano, anche questo non è affatto scrivente. Vedete com'è leggero? Perché rimane comunque molto molto leggero, poi sulle labbra si vede ancora meno. Quindi sono assolutamente due prodotti, è un prodotto questo qua che non mi è piaciuto, e mi dispiace perché comunque era uscita questa nuova collezione di questi rossetti. E quando li avevo acquistati speravo davvero che avessero questa bella coprenza con questo effetto perlato, ma utilizzati da soli avranno semplicemente la coprenza di un lucidalabbra molto molto leggero, nonostante visti così siano molto scuri. Quindi insomma, diciamo che questi prodotti mi hanno assolutamente deluso perché mi aspettavo di più. Quindi, insomma, sulle mie labbra non hanno questa coprenza che io mi aspettavo. L'ultimo bocciato del 2017 è un libro che si intitola Il fiore dell'omeopata. È stato scritto da Federico Audisio di Somma, nome lunghissimo, quindi lo devo leggere, altrimenti non me lo ricorderò mai. Questo è il libro. Io lo avevo comprato perché mi attirava la trama. È un omeopata che racconta la storia di suoi tre pazienti in particolare, quindi praticamente è un libro diviso in tre parti e ognuna di queste parti racconta la storia di uno di questi pazienti. A me l'idea sembrava carina, mi incuriosiva e ho comprato questo libro. In realtà devo dire che non mi è piaciuto per niente perché l'ho trovato eccessivamente lento. Quindi, con un sacco di particolari che secondo me erano eccessivi, perché è troppo descrittivo, troppo lento ed ha troppi particolari. Quindi, ha uno stile narrativo che a me non è piaciuto, però ovviamente questo è un mio gusto personale, perché a me non piacciono i libri troppo lenti, troppo descrittivi e troppo pieni di particolari. Questo ha tutte e tre queste caratteristiche, quindi ovviamente non poteva piacermi. Quindi diciamo che non è assolutamente il mio genere di libro. L'ho letto praticamente quasi tutto, poi a poche pagine dalla fine l'ho praticamente messo a posto nella libreria perché non ne potevo più, mi stavo annoiando da morire, quindi leggere non era più un piacere, ma sembrava quasi un compito che dovevo svolgere, quindi ho pensato: ma chi me lo fa fare? E l'ho rimesso nella libreria. Libro che assolutamente quando ho comprato mi attirava molto, poi invece mi ha delusa tantissimo. Però ripeto, è lo stile narrativo che a me non è piaciuto. Poi magari ci sono persone che amano i libri descrittivi, che amano i libri più lenti, che amano i libri con tanti particolari, e allora può andare bene, ma per me assolutamente non andava bene.
Questi erano i miei flop del 2017, i miei prodotti bocciati. Fatemi sapere nei commenti se avete utilizzato qualcuno di questi prodotti e magari invece vi siete trovati molto bene, così insomma magari date anche un'opinione diversa dalla mia che può sempre essere utile a chi guarda questo video. Io mi fermo qua, vi saluto, vi mando un bacio enorme, vi ricordo di iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto, mettete un like al video se vi è piaciuto e vi do appuntamento alla prossima. Ciao a tutti!